Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Molto più filo pacifista rispetto ad altre aree del partito. Questa è sicuramente una possibilità, io però vorrei far notare che nell'opinione pubblica italiana diciamo l'affezione e il sostegno alla causa ucraina è sempre stata sin diciamo dal dopo sei mesi, dopo la guerra, tra le più basse in tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi non è una novità di adesso. Adesso probabilmente questa visita viene accolta così anche perché siamo in un paese dove c'è questo tipo di percezione, perché siamo anche in un paese con una grande libertà di espressione, dove per esempio molto più che in altri paesi occidentali noi vediamo tutte le posizioni che sono rappresentate nei nostri principali media nazionali, e perché poi ognuno ovviamente ha la propria, il proprio credo rispetto a quanto sta accadendo. Anche sulla figura del Papa, io inviterei a riflettere su quelle che sono state le ragioni di Zelensky ieri. Il Papa ha sempre giustamente nella sua posizione mantenuto equidistanza rispetto al conflitto, ha detto non vado a Kiev fin quando non vado a Mosca. Non dimentichiamoci fra l'altro che anche per quanto riguarda l'influenza che veramente poi il Santo Padre può avere su una personalità come Putin, che in questo momento ha tra le persone più vicine la Chiesa ortodossa, è tutto diciamo da vedere. Dire che Zelensky non cerca nessun tipo di mediazione, perdonatemi, però vuol dire non vedere veramente quanto sta accadendo a livello geopolitico internazionale. Domani arriverà a Kiev l'inviato cinese, ci sono stati incontri importanti questa settimana, proprio tra Jake Sullivan, il capo della sicurezza nazionale americana, e il ministro degli esteri cinese. Sono questi due che se si parlano possono Ma quello che ha colpito è l'atteggiamento suo personale, no? Quello che ha detto nei confronti del Papa, poi sono, sai, a volte le frasi lapidarie che lasciano il segno, vittoria e pace, non ci interessa la vostra mediazione. Soprattutto colpisce, cioè, anche se lui ha scelto questa strada di guerra, della controffensiva, chiudersi totalmente questo canale, quindi lasciare soltanto aperto, ipoteticamente, quello cinese. Cioè, a me sembra uno schiaffo in faccia all'Europa e all'Italia. Sì, ora, se Giovanna Pancheri diceva, il nostro è un paese con grande libertà di espressione, David. È un paese con grande libertà di espressione. Con un po' di orientamento in una certa direzione, mi pare. Proprio oggi abbiamo a che fare con due casi di giornata. Uno è il programma di Fabio.